Allora, ci rimane da fare i ricamini finali a questo esercizio, che poi a volte non sono proprio solo dettagli. Allora, il primo ricamino che dobbiamo fare è generalizzare questo segnale che adesso viene inviato solamente a fronte di gara regolare. Fare in modo che questo segnale venga inviato in ogni caso in cui la gara si interrompe. Ok? Perché dall'altra parte, per poter pubblicare la graduatoria, mi interessa avere l'informazione che tutti sono arrivati. O meglio, tutti hanno concluso la gara, arrivando fino in fondo, oppure concludono prematuramente o per una squalifica o perché sono scoppiati prima e si sono ritirati. Quindi qua dietro io devo contare che se sono partiti in 100, a me devono arrivare le informazioni di 100 persone che in qualche modo hanno concluso la gara. E la possono concludere, sappiamo noi, in tre modi diversi: ritirarsi, essere squalificati o giungere al traguardo. Allora io ho il segnale quando è arrivato il partecipante e devo invece generare il segnale anche quando il partecipante si ritira e anche quando viene squalificato. Non devo generare il segnale quando non ne viene accettata l'iscrizione, perché non è tra i partecipanti. Così come se eventualmente non venisse registrato, ecco, questo registra la presenza qui, che mi dice quanti sono entrati e quindi quanti devono uscire. Altri si saranno morti qui o si saranno persi da queste parti, ma non partecipano alla gara. Quelli che ho registrato, di cui ho registrato la presenza, e quindi a questo punto non li perdo più, non li posso più perdere, no? Li devo tracciare fino alla fine. Quindi questo significa che non posso cavarmela semplicemente distruggendo il token qua e qua, ma dovrò inviare l'evento di fine gara. Allora, o inserisco degli invii di segnale qua, oppure questa freccia ritirato non la porto qui, ma la porto qua sotto, oppure per ragioni di disegno, perché è già abbastanza un groviglio così, posso pensare di fare un connettore qua, lo chiamo punto X. Lo chiamo Y o A e B, chiamatelo come volete. X e Y. E X e Y li porto qua, dove avrò bisogno ovviamente di un merge per poterli accogliere. Quindi anziché tirare la riga e farla scavalcare, eccetera, fare dei giri strani, uso dei rimandi. 1, 2, 3, ABC, XYZ, chiamateli come volete, sono semplicemente dei rimandi nel foglio. E così sono sicuro che questi token di sicuro, prima di scomparire, perché possono solo scomparire qua, hanno lanciato il grido di morte. Sto per scomparire e questo partecipante è arrivato in un certo modo. Ha concluso la sua gara, non sta più correndo.
E questo è il primo. Poi rimane ancora una parte da trattare che è quella del pubblico. Cosa può fare il pubblico? Il pubblico ha un processo tutto suo indipendente. Non è legato, sincronizzato a nulla. No? Di fatto il pubblico cosa può visionare? Può solo visionare innanzitutto. E lui può vedere tre cose diverse. Prima della partenza può vedere l'elenco dei partecipanti. Dopo la partenza e prima dell'arrivo può vedere la graduatoria generale provvisoria e gli orari dei passaggi. E dopo la chiusura della gara può vedere solamente la graduatoria finale. Ok? Quindi quando il pubblico arriva, a seconda del momento in cui siamo, può vedere cose diverse. E quindi io metto un bel blocco di scelta che si chiede: vuoi vedere l'elenco dei partecipanti? Può vedere, diciamo così, l'orario dei passaggi e graduatoria provvisoria, o può vedere la graduatoria definitiva? Manca una I. Definitiva. Questo non lo sceglie l'utente, ma perché a seconda del momento in cui si collega può vedere o una cosa o l'altra o l'altra. Per questo metto il blocco di scelta, posso metterlo come prima cosa. Perché decido prima di mostrare all'utente cosa vuole vedere. Non chiedo a lui, dimmi cosa vuoi vedere e poi sulla base di quello lo decido. Questa scelta agisce indipendentemente dalla volontà dell'utente. Agisce prima. E agisce sulla base di ciò che sta succedendo nel sistema informativo, nel senso che se siamo prima della partenza. Partenza. Se siamo in gara. Oppure se la gara è finita. Ok. Ciascuna di queste attività rappresenta il fatto che una persona del pubblico in quel momento sia collegata al sito, per dire, della gara e ha visto questa informazione. Allora, chiediamoci cos'è il token in questo diagramma. Per me il token, disegnato così, rappresenta una visita al sito. Se io, stessa persona fisica, visito il sito 3 volte, inizio questo processo 3 volte con 3 token diversi. Quindi vuol dire che dopo che ho visto questa cosa, questo processo ha il diritto di morire. Che non vuol dire che una determinata persona del pubblico
può vedere questo orario di passaggi una sola volta, perché il token non è il pubblico, il token è la visita che il pubblico fa sul sito. Allora, la stessa persona del pubblico può fare tante visite. Cioè, quando dicevamo prima, tante pratiche. Se invece intendessi, ma perché questo è un sito pubblico aperto a tutti, se invece intendessi invece come token il singolo visitatore del pubblico che magari si deve registrare con nome, cognome e password, e quindi di fatto il token non sarebbe una visita ma sarebbe una sessione di navigazione all'interno del sito, allora ci metterei qua sotto un bel loop del tipo: finché non faccio logout ho la possibilità di fare queste tre cose. Dipende da cosa intendo, sono scelte diverse. Quindi questo non vuol dire che lo posso fare una volta sola, lo posso fare una volta per visita. Vado lì, faccio refresh, quella è una visita, mi fa vedere certe cose. Faccio di nuovo refresh, un'altra, e faccio un altro passaggio. Oppure faccio login una volta, ciclo qua dentro tante volte e poi faccio logout per uscire. Sono due modelli diversi. In un caso il ciclo, la ripetizione è insita dentro al processo che inizia e finisce con un login o un logout. Nell'altro caso invece semplicemente arrivo al sito e il fatto che io arrivi mi crea un nuovo token che mi guida nel percorso. Ecco, questo, visto che diversi, a ragione, hanno un po' storto il naso rispetto a questo loop qua dei giudici, che effettivamente stona un pochino qua, no? Perché dice, ma com'è, il giudice è nel processo della corsa, vuol dire che lui deve visionare passaggio per ogni singolo concorrente, non è che li vede tutti insieme? Ecco, un altro modo, forse migliore, adesso non fatemelo modificare, di rappresentare questa parte sarebbe stata con un diagramma simile a questo, cioè un processo a parte in cui il giudice controlla la gara. Tanto è indipendente, l'importante è che la gara sia iniziata. No? Quindi una cosa magari messa davanti a questa, in cui aspetto che la gara inizi, posso controllare i risultati, aspetto che la gara finisca, convalido la graduatoria. Poteva essere. No? La perfezione non ce l'avremo mai, nel senso che c'è sempre un modo di descriverlo meglio, ma io qua ci tenevo a farlo così, più che altro per farvi vedere il fork che c'era qua dentro. Altri dubbi, altre alternative. Questo pattern, quando uso il termine pattern, intendo un modo, uno schema ricorrente di rappresentare le informazioni. Acquisizione dati, blocco di scelta. È un modo per ritardare la scelta. Io so che devo fare cose diverse. Ciò che dovrò fare dipende dalle decisioni che ha preso, in questo caso l'addetto o la combinazione addetto più corridore, ma il sistema informativo non lo sa ancora. Quando anche l'addetto lo sapesse già, il sistema informativo non lo sa ancora. Quindi è una scelta che è già stata fatta, ma il sistema informativo conosce in ritardo. Allora, un modo di rappresentarlo è questo, rendere esplicita il passaggio di informazione, esplicito il passaggio di informazione tra l'addetto e il sistema informativo, e poi permettere al sistema informativo di scegliere dopo, anche se quell'informazione in realtà si sapeva già prima. Quindi vado a catturare non il momento in cui l'informazione si sa, ma il momento in cui l'informazione viene inserita o entra nella conoscenza del sistema informativo. C'è un altro modo di rappresentare cose simili. Uno potrebbe dire, beh, a un certo punto, a un determinato passaggio, l'addetto può fare tre cose. Io non so a priori quale farà, ma so quali potrà fare.
Allora, io potrei anche modellarlo in un modo completamente diverso. Chissà se c'è duplica. No, troppo facile. Vabbè, non c'è duplica, ma noi ne facciamo un altro pezzettino. Cioè, al posto di questa parte, fatemi prendere solamente questo pezzo, eh? Ah, mi ha preso tutto. Mi ha preso tutto, vabbè. Togliamo queste parti qua che non ci interessano. Iniziamo da qua, no? Qui avevamo il loop, e giustamente c'è, però io avrei potuto, dimentichiamo un attimo una cosa della squalifica, giusto per concentrarsi su... troppo, eh? O tutto o niente. Così. Così. Un altro modo di rappresentare queste informazioni era dire l'addetto può fare varie cose e allora metterlo come una sorta di fork tra varie azioni possibili dell'addetto. Quindi registra il passaggio, registra il ritiro o segnala la irregolarità. Cioè, cosa succede? Che a un determinato passaggio l'addetto ha la possibilità, perché ha tre token, di realizzare questo, o di realizzare questo, o di realizzare questo. Quindi la scelta non la faccio ritardata, la faccio anticipata. Scelgo subito, ma scelgo più strade in parallelo tutte contemporaneamente. Occhio però, che così non basta. Cioè, nel senso che a questo punto, se c'è un passaggio normale, lo registra e poi passa al passaggio successivo. Se invece c'è un ritiro, registra il ritiro e poi va a fine, eccetera. Quindi è un modo alternativo. O faccio l'acquisizione dell'informazione e poi la scelta sulla base dell'informazione che ho acquisito, oppure ramifico l'esecuzione in più alternative e attendo quale di queste si verifica. Cosa che magari viene più naturale, soprattutto nel caso in cui gli attori che dovessero fare queste variazioni siano attori diversi. E allora non è che posso acquisire informazioni da uno, se in realtà alcune informazioni me la dà uno, alcune informazioni me la dà l'altro. Allora io abilito l'uno e l'altro a fare delle cose, il primo dei due che la fa mi dà l'informazione e mi permette di andare avanti. Il problema è che se faccio così non mi torna poi il conto dei token. Perché io ho due alternative a questo punto, o di fare un join qua sotto, in modo che i tre token che ho generato per quel passaggio vengano ridotti a uno, ma così è sbagliato, perché vorrebbe dire che ad ogni giro deve fare il passaggio e anche ritirarsi e anche fare un'irregolarità per poter passare al giro successivo. No, eh? Allora il join non lo posso fare. E allora non lo faccio, passo direttamente al giro successivo. Perché se ho fatto il passaggio non devo aspettare che faccia anche il ritiro. Posso andare avanti al passaggio successivo. Il problema qual è qua? Di nuovo, peggio di prima forse. Che ogni giro moltiplico per 3 i token. Per cui lui normalmente fa un passaggio.
e deposita un token qui, un token qui. Torna su, passaggio successivo, altro token qui, altro token qui. Quindi lui magari fa passaggi normali, il token normale fa dei giri, ma ogni volta che passa di qua, trunk si duplicano dall'altra. Sì. Sì, in questo caso sì, perché deve terminare. Ma proviamo a metterci nel caso più generale in cui magari debba proseguire, ma sto facendo cose diverse. Il problema è come fare a distruggere questi altri token, no? Senza distruggere il processo. Allora, il modo c'è, è un pochino più sofisticato di quello che dice lui, ma è su quella linea, è quello di dire, va bene, io genero tre token, poi uno di questi verrà veramente usato e gli altri li distruggiamo. Attenzione che non la posso mettere qua, per me essere implicita, perché ci arrivo solo dopo che ho fatto il ritiro. E quindi deve ritirarsi per distruggere il token, si accumulerebbero comunque qua. Tu non vuoi distruggere il token dopo che si è ritirato, vuoi distruggere il token se non si è ritirato perché è passato. Allora, quello che possiamo fare è usare un'attività composta, che è questa. Abbiamo un'attività che chiamiamo registro passaggio, un'attività composta, ok? Che è quella che è interna al loop. Mentre questo blocco qui lo spostiamo dentro l'attività composta. Riesco a farlo? Vediamo un po'. Seleziona così. No. Copia. Doppio clic. Incolla. Ok. Ah, lo so. E poi posso mettere dei nodi di terminazione completa a valle di ciascuno di questi tre. E tornando su, butto via questo pezzo e ci metto semplicemente l'attività composta. Quindi cosa succede? Qui, questo è il ciclo dei passaggi, no? Entra in questa attività il token, e poi quando questa attività terminerà, il token uscirà e mi permetterà di registrare il passaggio successivo. Il token esce da qui quando questo sottoprocesso termina. Come è fatto il sottoprocesso? È fatto così. Quindi quando arriva, quando entra il token, entra da qua, arriva al fork e si divide in tre. Quindi abilita queste tre attività. Sono tutte e tre possibili, abilitate, possono avvenire. Una di queste avverrà per prima. Quella che avviene per prima, oltre ad avvenire, quindi lasciare traccia dell'informazione, dei dati, libererà il token in uscita e arriverà al nodo di terminazione. Questo nodo di terminazione distrugge tutti i token, ma di questo processo, non di quello grosso padre. E quindi io qui ho generato 1, 2, 3 token, uno lo consumo, quando questo arriva qua sotto gli altri due vengono distrutti. Essendo però arrivato alla terminazione, io libero il token che è rimasto prigioniero a livello superiore. Cioè, o potendo lavorare all'interno di un sottoprocesso, ho il controllo su quali token distruggo. Allora, la terminazione implicita serve perché un token si possa suicidare in un certo percorso. La terminazione esplicita
all'interno di un sottoprocesso serve affinché un token possa distruggere altri token che sono in giro, su percorsi paralleli. Una sorta di preemption, di priorità, cioè quando io faccio questo ti impedisco di fare un'altra cosa. Allora, questo è un altro modo di ragionare per ottenere un effetto simile. L'effetto netto è grosso modo lo stesso, nel senso che ad ogni giro può capitare una di queste tre cose. Questo è modellato come una scelta anticipata, quindi ho un'operazione che si chiama di dispatch, cioè divido, abilito più filoni, e però mi è sufficiente che uno solo venga eseguito, quando uno viene eseguito gli altri li posso dimenticare, buttare via. Nell'altro caso, e questo lo devo però racchiudere in un sottoprocesso, perché la distruzione dei token sui vari rami paralleli non vada a distruggere il token principale. L'alternativa invece è quella di lavorare con una scelta ritardata e quindi prima acquisire tutte le informazioni che mi servono e poi decidere. Questo, se vogliamo, da un certo punto di vista è più sequenziale, è più semplice, algoritmicamente è più semplice da capire, anche se forse è più complicato da disegnare, ha il difetto che funziona bene se le informazioni le acquisisco da una persona sola. Mentre in quest'altro modello non c'è nulla che mi vieta di dire che questa attività è fatta da Tizio, e questa da Caio, e questa da Sempronio. E poi il primo dei tre che la compie va bene, gli altri due vengono dimenticati. Mentre invece nel primo modello, quello dell'if, era più complicato esprimerlo, non si riusciva a fare facilmente. Inoltre quest'altro modello, quindi con la scelta anticipata, può permettere di modellare anche degli eventuali timeout. No, c'era un esempio sulle slide, ma adesso magari qua riusciamo a apprezzarlo meglio. Ok, potete fare la prima, la cosa la 1, la 2 o la 3, però dovete farle per favore entro 10 minuti. Qui mi sta mettendo frecce a caso. Cioè, non è questo caso, non c'entra nulla con il nostro esercizio. Però questo modello del sottoprocesso con le varie attività parallele permette anche di impostare dei limiti temporali massimi al tempo di esecuzione di un task. Cioè fai questo, ma se ci metti più di un'ora non serve a niente, non serve più farlo. E quindi in questo modo praticamente uccide dal sottotask, esce dal sottotask dopo che è passato un certo tempo dal suo ingresso. No, mi permette di impostare un tempo massimo. Dimmi. Sì. Sì. Sì, il problema è, se ho capito bene la domanda, è che questo ho che qui ho barato perché ho fatto finta che dopo il registro passaggio non succeda più nulla. Mentre in realtà, dopo che ho registrato il passaggio, in alcuni casi devo fare altre cose. Ecco, però chi mi vieta? Qui cosa facevo? Dovevo fare ritirato oppure valutare squalifica. Ad esempio, la parte della squalifica, chi mi vieta di metterla qua? Cioè, questo qua è un processo come tutti gli altri, quindi a sua volta si può articolare in diversi attori. Qui l'ho fatto veloce per concentrarmi sul modello, no? Però su questa freccia qua non sono obbligato a morire subito. Potrei anche dire adesso il giudice valuta la squalifica e... Quindi un modo è quello di
Se ho delle attività da fare di conseguenza, potrei fare direttamente dentro il sottoprocesso. L'altro modo è quello invece di uscire e dopo che ho fatto questo avere un blocco di scelta che si chiede: è stato squalificato? È stato, cioè, che cosa è successo? È ovvio che quando faccio queste operazioni, tutte queste tre, sto lasciando una traccia. Ero al checkpoint numero 27. È successo qualcosa e quindi qua posso chiedermi: al checkpoint 27 è passato? Se sì, vado giù. Se no, faccio altre cose. Quindi posso interrogarmi a posteriori su ciò che è successo. Nel senso di interrogarmi sulla traccia dati informativa che ha lasciato il passaggio del token. Cioè non posso chiedere il token dove è andato di qua o di là, ma posso andare a interrogare i dati che saranno diversi in funzione non della direzione che ha preso il token, ma dell'azione che è stata condotta all'interno di ciascuna di queste activity. Quindi lo posso fare. Quindi qua mi posso chiedere, dopo che lui ha scelto, mi posso chiedere se è regolare, vado qua, scusatemi, non riesco più a beccarlo. Vado qua, se invece era squalificato vado dall'altra, eccetera. Però occhio, perché se faccio così ricado quasi nel caso precedente. Perché alla fine è un blocco che acquisisce l'informazione, la acquisisce in modo balzano perché la fa in parallelo generando i token e poi distruggendoli, e poi dopo mi chiedo: che informazione ho appena ricevuto? Quindi ci riconduciamo a quell'altro. Sono modi diversi di esprimere la stessa cosa, dipende l'uno o l'altro secondo di come vogliamo renderlo più chiaro. È chiaro che quando il comportamento in uscita è molto diverso, conviene averlo tutto qua. Quando invece il comportamento in uscita magari è nullo, inesistente, e si racchiude tutto in questa attività, conviene averlo di qua. Ma perché altrimenti, non so se aggiungendo questa cosa qua, in realtà arriva un diagramma che è esattamente uguale a quello di prima. Dove registra il passaggio e al posto inserisci il passaggio e poi mi chiedo queste cose. Sono modi alternativi. Ecco, questo meccanismo del sottoprocesso è uno dei pochi casi in cui ha senso o conviene per avere un fork senza un join. Perché io qua non voglio il join proprio perché i token li voglio distruggere. Quindi è un join, tra virgolette, implicito nel fatto che li distruggo per altra via e che non sia una sincronizzazione, quindi lo posso distruggere senza che sia avvenuta l'operazione. Quindi proviamo a ricapitolare. Io prendo un blocco note e scriviamo le regole che ci siamo dati. Che sono regole, non sono le regole dell'activity diagram, ogni blocco sappiamo già che cosa fare. Sono regole di livello superiore in cui ci diamo dei consigli su come approcciare il diagramma nel suo complesso. Allora, la prima regola che abbiamo detto è che l'activity diagram rappresenta le azioni che lasciano traccia nel sistema informativo. Inteso in senso lato, ampio, ossia informatico più cartaceo più tangibile.
tangibile intendo, ti passo il testimone, è un oggetto, non è un pezzo di carta sul cui scritte delle cose, però il fatto che tu ce l'abbia in mano rappresenta il fatto che hai fatto una certa azione, che c'è un'informazione, che porta l'informazione il fatto che ce l'abbia tu e non ce l'abbia io quel testimone in mano. Rappresenta, non rappresenta, cosa sto dicendo. Questo no? È la prima cosa che abbiamo detto. Che cosa rappresentiamo? Le attività che avvengono tra persone, decisioni interne alla persona, una persona ha pensato che, oppure una persona ha detto una cosa all'altra, io ti ho visto che facevi, non conta. Ok? Perché il sistema informativo non lo sa se sia vero o no, se sia avvenuto o non sia avvenuto. Non cambia il suo stato interno il fatto che sia avvenuto o no. Siamo un pochino cinici, ma se il sistema informativo non l'ha visto, non è avvenuto. Sì? Scusa? Sì. In questo caso è una consultazione. No, non sta cambiando, è vero. Ci sono attività che sono puramente di trasferimento di informazioni dal sistema informativo all'utente, cioè visualizzazione pura. Non cambia lo stato. Però il sistema informativo ha avuto parte attiva lì. Se vuoi, diciamo, potrei contare quante volte l'ha visto. Magari non mi interessa e non lo faccio. Quindi lasciano traccia, tu dici è troppo restrittivo. Lasciano traccia nel sistema informativo o lo coinvolgono esplicitamente. Ti piace di più così? Comunque state tranquilli che ogni volta che vedete un sito web siete tracciati. Voi pensate, io l'ho solo visto, ma lui sa chi siete, quando l'avete visto tiene traccia di tutto. Qualunque sito. Oh, ma la 30 non mi esce proprio, oggi. Poi, questo è forse il primo punto. Il secondo punto di partenza è chi è il token. Quindi per ogni activity diagram, o ogni activity diagram, associa un significato ai token che lo attraversano. Token di natura diversa devono viaggiare in diagrammi diversi. Cioè non posso avere un token che rappresenta la corsa, il token che rappresenta la graduatoria, perché sono di natura diversa, di numerosità diversa, nello stesso diagramma. Se no non so più cosa succede. Quindi il discorso non l'avevamo fatto così, però provate a ripensarci a quello dei quiz. C'era un quiz e tanti studenti che lo facevano questo quiz. Noi abbiamo fatto un diagramma unico, però quel diagramma unico è sbagliato, perché presuppone, essendoci un token solo, il docente prepara un quiz e uno studente lo fa. Oppure l'altro modo, se il token è lo studente, il docente prepara un quiz diverso per ogni studente, seguendo alla lettera il diagramma. Mentre invece avremmo dovuto, e lo possiamo modificare, avere un diagramma per il flusso di preparazione del compito e un diagramma per che è uno per ogni compito, quindi il token è il compito, e un diagramma per lo studente che fa il compito, quindi il token è l'esame, il singolo esame del singolo studente, che sono oggetti, entità diverse con numerosità diverse, e quindi devono vivere in diagrammi diversi. Poi l'altra conseguenza di questo è che la sincronizzazione delle attività, tra le attività dello stesso diagramma, avviene attraverso i costrutti normali. Costrutti base, quindi la sequenza, il for join, split,
choice emerge. Mentre la sincronizzazione tra activity diagram diversi avviene attraverso scambio, rinvio barra ricezione di segnali o messaggi. Quindi nel caso del quiz, tanto per applicare questo principio anche all'altro esercizio, dovremmo avere un segnale in cui dice compito è pronto. Il segnale compito è pronto va a sbloccare il processo dello studente che può andare avanti solamente quando il compito è pronto, non prima. Poi ovviamente deve anche aspettare la data, ovviamente. In ogni caso, non l'abbiamo detto esplicitamente, ma ne abbiamo fatto uso, il modello concettuale è unico e condiviso tra tutte le attività, tra tutti gli activity diagram. Cioè, quando io modifico un dato, faccio un'attività che modifica dei dati all'interno di un processo, quello stesso dato da un'altra parte, da un'altra activity diagram, lo posso leggere. Cioè, il fatto che il giudice possa bloccare la graduatoria definitiva è perché quella graduatoria è stata creata in un altro activity diagram gestito dai token dei corridori, ma quell'informazione è dentro il modello concettuale. E poi il processo del giudice che fa la graduatoria attinge a quel modello concettuale. E per assurdo non sa se siano nati lì quei dati, se sono stati inventati o se sono stati generati dalla corsa effettiva delle persone. Comunicano solamente attraverso il modello concettuale. Poi, più nel concreto, abbiamo visto che nel caso di scelte di alternative tra diverse opzioni derivanti dalle scelte degli utenti, si può adottare il pattern della scelta ritardata, che era quello della activity più choice, oppure della scelta anticipata, che è quella della sottoattività con fork e la terminazione dei token. No? Riassumo così. O un misto dei due, per carità. Sono due modelli, due pattern di modellazione che possiamo giocarci in quelle situazioni lì. C'è altro che abbiamo detto? Fatemi un po' ripassare i disegni. Ah no, l'ho chiuso. Beh, questo era facile. Direi che i concetti principali, in aggiunta ovviamente al significato dei singoli blocchi dell'esercizio di oggi, mi sembrano questi. Ok? Settimana prossima in laboratorio.
avrete da fare il modello di processo dell'esercizio della settimana scorsa, non di ieri, mercoledì scorso, quindi, di cui avete fatto il modello concettuale, e quindi potremo andare a ragionare anche sull'attinenza tra i due modelli.